Uno dei trend topic in questo periodo nella discussione politica è il fenomeno migratorio e ovviamente la gestione dei migranti da parte dell'Unione Europea. Ma cerchiamo di capire qual è la normativa che definisce le modalità ed i criteri con i quali gli stati dell'Unione Europea devono gestire il problema dei migranti. Dal 1 giugno 2014 si fa riferimento al terzo regolamento di Dublino, un regolamento approvato dall'Unione Europea che definisce le modalità ed i criteri con i quali gli stati devono gestire le pratiche di richiesta di asilo e di protezione internazionale di coloro che arrivano da oltre confine. Il regolamento stabilisce che a doversi occupare delle pratiche di gestione di accoglienza del migrante debba essere un solo stato in Europa per volta e, nello specifico, lo stato nel quale il migrante mette piede per la prima volta, una volta ovviamente sceso dalla nave. Facciamo un esempio: se un migrante attraversa l'Africa e poi il mare e riesce a sopravvivere e arriva ad esempio in Spagna, se il migrante mette per la prima volta piede in Europa attraverso la Spagna, dovrà essere la Spagna a doversi occupare di tutte le pratiche che riguardano l'accoglienza di quel migrante, e quel migrante dovrà costruire in Spagna il suo futuro, poiché potrà uscire fuori dalla Spagna per non più di 3 mesi, quindi in Europa per non più di 3 mesi, ma poi dovrà rientrare in Spagna, perché solo la Spagna sarà lo stato nel quale quel migrante godrà dello status di rifugiato. Il regolamento ha l'obiettivo di evitare che chi arriva possa chiedere ospitalità e quindi asilo in più paesi contemporaneamente. A questo proposito esiste una banca dati chiamata Eurodac che raccoglie le impronte digitali e i dati di tutti i migranti che vengono registrati durante l'arrivo, anche se non tutti i migranti riescono ad essere registrati e molti di essi in alcuni casi sfuggono al controllo e si recano in altri stati senza che le autorità possano saperlo. Le forze politiche più critiche in materia di immigrazione lamentano che la fragilità di questo regolamento stia nel fatto che ad essere maggiormente caricati del peso delle pratiche di accettazione e di gestione del fenomeno migratorio siano ovviamente i paesi che stanno di fronte al Mediterraneo, che per natura di cose sono chiaramente i primi paesi nei quali i migranti mettono piede una volta scesi dalle navi. Una delle maggiori critiche rivolta da più parti e da più forze politiche al regolamento di Dublino è che esso non contempli la possibilità di ripartire in maniera omogenea il carico del fenomeno migratorio fra i vari paesi dell'Unione Europea, evitando che siano soltanto quelli di fronte al Mediterraneo a dover subire il carico maggiore. Alcuni stati recentemente si sono detti favorevoli ad una modifica di questo regolamento, altri ovviamente in Unione Europea si sono detti contrari. Le forze politiche più sensibili al fenomeno migratorio contestano le proposte di respingimento in mare da parte dei migranti, sostenendo che sia attraverso la modifica dei trattati di Dublino che si possa risolvere il problema del fenomeno migratorio in ciascun paese dell'Unione Europea. I numeri della migrazione in Italia raccontano un dato che negli ultimi 2 anni è cambiato notevolmente. Facciamo degli esempi: il numero di migranti in arrivo in Italia alla data del 31 maggio 2017 era di circa 61.000. Il numero di migranti in arrivo in Italia al 31 maggio 2018 è di circa 13.000. Questo significa che in Italia il numero delle migrazioni è calato nell'ultimo anno di circa il 78%. Il 21% arriva genericamente dalla Tunisia, il 20% dall'Eritrea, l'8% dalla Nigeria, il 6% dal Sudan e il 6% dalla Costa d'Avorio. Parliamo di circa il 70% di uomini, il 18% di minori e il 12% di donne. Questo secondo i dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, l'agenzia internazionale che ha il mandato di fornire ed organizzare la protezione internazionale dei rifugiati. Il problema ovviamente non sta esclusivamente nel numero, ma nelle modalità con le quali l'Unione Europea gestisce o dovrà gestire il problema dei migranti. Questa è la formazione politica online, il cui obiettivo è renderti informato sui temi e sulla sostanza. Poi l'idea te la fai tu. Ciao!